Beh, come diceva Angela, faccio l'assessore a San Giuliano Milanese, assessore all'urbanistica. Prima si condivideva al mio tavolo il fatto che l'urbanistica oggi ha un significato, non dico brutto, però ha quel senso di costruire case, no? Case, centri commerciali, insomma, quindi quasi una cosa un po' negativa. Oggi forse è più bello parlare di assessore al territorio, no? Ci sono altri assessori lì a quel tavolo, giustamente come me, come sottoscritto, abbiamo avuto questa nuova definizione, ma anche perché il territorio è una cosa un po' più vasta, ci sta dentro di tutto e poi sicuramente è anche più bello. Io oggi parlo di questa esperienza che stiamo facendo a San Giuliano Milanese sul PGT, Piano di Governo del Territorio. Credo che molti di voi, chi è amministratore e chi no, sanno, diciamo, il significato di un piano di governo del territorio. Adesso poi non so, sarebbe bello anche sentire quanti l'hanno già approvato, quanti sono in fase di rivisitazione come il nostro, quello poi è interessante anche sentire voi. Quello che è certo è che sicuramente a San Giuliano Milanese il piano di governo del territorio approvato più di 5 anni fa, che per norma, diciamo, è ormai andato a scadenza, ma dall'altra parte non è riuscito a produrre tutto quello che si prefigurava quando è stato adottato, anche perché poi la crisi economica che ne è venuta nel periodo seguente, tutti gli stravolgimenti climatici che sono venuti, tutta una serie di altre problematiche. Oggi abbiamo un piano di governo del territorio che per il 70% non è stato neanche attuato. Allora, perché l'esigenza di andarla a cambiare, anche un po' in barba, se volete, ad una legge regionale che è stata appena approvata sul consumo di suolo, a tutta una materia che è in discussione, quindi in divenire anche a livello governativo nazionale? Perché abbiamo pensato che sicuramente come amministratori abbiamo l'obbligo di dare delle risposte ai nostri cittadini, di dare delle risposte su come cambia la loro vita, di dare delle risposte su come noi vediamo anche il territorio e come possiamo poi interagire e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, che poi significa anche magari nuovi posti di lavoro, significa magari riuscire a dare qualche casa a chi è bisognoso, riuscire magari a dare qualche ambiente nuovo e confortevole magari alle associazioni che vivono nel territorio e che poi danno anche una grossa mano, un grosso contributo all'amministrazione. L'abbiamo chiamato il PGT del 20-20-20 perché il richiamo al piano del 20-20-20, il piano del clima e energia che molti di voi conoscono, no? La riduzione del gas serra del 20%, risparmio energetico appunto del 20%, tutto entro il 2020. Qui nella data sta anche un po' il collegamento con il piano di governo del territorio di San Giuliano, perché immaginando di approvarlo nel 2015, la validità di 5 anni, no? porta al 2020, quindi si unisce sia dal punto di vista temporale, però sicuramente anche tutto quello che è il significato del piano del pacchetto clima energia del 20-20-20. Perché banalmente, se noi pensiamo per esempio di voler rimettere a posto un edificio scolastico, un tetto dell'edificio scolastico che oggi in quasi tutte le città purtroppo stanno cadendo a pezzi sostanzialmente, beh, se noi pensiamo di rifare quei tetti con dei pannelli fotovoltaici, è chiaro che già abbiamo fatto un bel pezzo di quel 20-20-20. Quindi banalmente tutto quello che noi si riesce a fare, a mettere in pratica, a mettere in moto, ha sicuramente un richiamo a quelle condizioni di cui parlavo prima. Un altro aspetto sul quale noi ci stiamo confrontando e che vorremmo portare avanti sono sostanzialmente i trasporti, anche perché il piano di governo del territorio è anche un insieme di regole, molti di voi magari lo sanno, il piano urbano del traffico è uno dei regolamenti di cui fa parte il PGT. Anche lì, come si riesce a leggere bene la città, come si riesce a capire bene quello che vogliono i cittadini, come si muovono i flussi di traffico e come poi mettere in rete tutte queste informazioni che portano poi ad un risultato. Quindi riuscire a intervenire su un piano urbano del traffico
secondo noi è molto fondamentale anche per la vita e per la qualità della vita dei cittadini. Un classico esempio sono le piste ciclabili, no? Favorire l'utilizzo delle piste ciclabili, quindi connetterle magari ai comuni vicini, ai mezzi di trasporto più importanti come metropolitana, stazioni ferroviarie, quindi anche il recupero per esempio delle stazioni ferroviarie che da parte RFI magari stanno andando un po' in decadenza, quindi recuperarle da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista magari di associazioni che possono far vivere, quindi anche rientra molto anche il discorso per esempio della sicurezza e poi sicuramente il discorso del trasporto. Quindi come vedete sembrano concetti freddi, ma che noi abbiamo cercato e voluto anche rendere caldi, non passatemi un po' il termine, nel senso di vita vissuta dei cittadini e che poi i cittadini e quindi anche noi come amministratori li comprendiamo meglio, sono più facili da comprendere e quando poi vengono anche messe in rete, condivise con magari assemblee o con i vari mezzi di informazione che oggi ci danno una grossissima mano, possono avere un ritorno non indifferente anche in termini di idee. Sapete, questo ormai sta diventando una cosa classica, i comuni non hanno più soldi per riuscire a assolvere a quelli che sono i servizi anche prioritari e necessari. Sapere che nella tua città c'è una vasta rete magari di associazioni che possono anche contribuire con il loro volontariato a migliorare delle situazioni, a recuperare dei locali, a renderle vivi, che come dicevo significa vita, significa sicurezza, significa tutta una serie di questioni. Credo che tutte queste cose rientrano nel concetto del 20-20-20 di cui parlavo prima. Quindi la concentrazione su alcune tematiche molto importanti e significative per noi, ma sicuramente diciamo per il nostro territorio. Sicuramente questo discorso dei trasporti, noi abbiamo una via Emilia che attraversa proprio la città e che quindi ogni giorno è trafficatissima, siamo al ridosso del casello di Melegnano, quindi anche quello una criticità non indifferente che poi porta... che porta inquinamento, che porta tutta una serie di parametri che chiaramente un amministratore deve sicuramente tener conto. Riuscire a, come dicevo prima, mettere intrecciare tutta questa serie di trasporti, che sia quello sul ferro piuttosto che le piste ciclabili, le ciclopedonali, e quindi mettere in rete anche tutte le importanze e le bellezze del nostro territorio, quella diventa un'argomentazione molto 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 importante. L'altro aspetto caratteristico della città San Giuliano Milanese è il livello delle associazioni. Abbiamo fatto anche un convegno su questo tema, abbiamo circa un centinaio di piccole, medie e grandi associazioni, dove noi le abbiamo poi messe dentro tutte, anche quelle classiche di culto, no? Queste associazioni, se lasciate a se stesse, riescono a produrre magari un pezzettino, un quadratino. Se si riesce invece a mettere tutti insieme, a farle ragionare tutti insieme, si riesce invece a produrre qualcosa di utile e di interessante. Per esempio gli spazi comuni, gli spazi pubblici che oggi magari sono un po' in decadenza, magari con il loro aiuto sicuramente con le loro idee si riescono magari a riprendere, a recuperarle, sia dal punto di vista economico, che come dicevo prima le amministrazioni, gli enti locali fanno molto fatica, ma anche dal punto di vista di bellezza, di recupero del territorio e poi anche sicuramente da un punto di vista sociale, quindi anche quell'argomento del sociale, della mescolanza un po' delle idee, delle religioni, delle sensibilità, anche questo come vedete può far parte di un piano di governo del territorio che, come dicevo prima, sembra una cosa fredda a sé stante, invece può essere una cosa molto molto caratteristica. L'altro aspetto importante, San Giuliano Milanese ha un territorio molto vasto, sono 32 km quadrati, dove il 70% è tutto agricolo. Anche quello, come riuscire a rendere vivo quella parte di territorio di San Giuliano che oggi sicuramente soffre anche delle conseguenze della crisi e conseguenze economiche. E quindi anche lì riuscire ad interloquire con gli agricoltori, riuscire a capire quali sono le esigenze, riuscire a mettere in rete tutta questa serie di informazioni ti permette anche di rendere vivo e soprattutto anche pubblicizzare un territorio che poi dall'altra parte può diventare anche spunto per una passeggiata domenicale, quindi anche il richiamo al turismo, il richiamo
alla visita dell'ambiente, no? Alla visita della città, ma intesa come appunto ambiente, gli allevamenti, le cascine, piuttosto che gli agriturismi, che se isolati a se stessi, se non messi in rete, se non c'è questa sensibilità dal punto di vista amministrativo di riuscire a fare una rete anche tra di loro, è chiaro che oltre a sentirsi da soli non hanno quel senso di sviluppo. L'altro aspetto sul quale personalmente sto puntando tanto, ma anche perché è una risorsa importantissima per la città, per esempio l'abbazia di Viboldone, quindi l'altro tema grande che stiamo portando avanti è riportare in luce tutto il patrimonio storico, artistico, culturale della città. Anche questo dice cosa c'entra col PGT, invece secondo noi ci sta molto bene, che non è soltanto, cioè che lo prende da un punto di vista sicuramente urbanistico stretto, quindi di recupero di un nucleo cascinale, di un Viboldone, di una frazione, di un borgo e quant'altro, che però in realtà poi significa tutta una serie di cose. Abbiamo questa abbazia del XII secolo ancora vissuta da monache, che tra l'altro, oltre ad essere molto, molto attiva, molto frequentata, di un turismo religioso, quindi anche una nicchia di turismo, tra l'altro è stata anche inserita nel percorso dell'Expo 2015, quindi sicuramente l'anno prossimo ci sarà anche un flusso di persone in San Giuliano Milanese non indifferente. E quindi come le amministrazioni, come noi riusciamo a dare anche risposta a questo turismo che arriverà a San Giuliano, modificando, quindi andando a rivedere anche tutto quello che è il sistema di cui parlavo prima, che sia di trasporti ma che sia anche di associazioni che curano un po' il territorio, che accolgono i turisti, che accompagnano, banalmente anche il semplice offrire un bicchiere d'acqua piuttosto che avere degli spazi per potersi sedere, tutte cose che oggi mancano e che secondo noi devono essere un po' al centro dell'attenzione di questo recupero, che ripeto non è soltanto urbanistico in senso stretto, ma alla fine diventa anche tutta una questione sociale. E attorno a quel monastero, a quel nucleo cascinale, può rivivere secondo noi anche la città, perché da lì poi tra l'altro è anche abbastanza centrale rispetto alla città, può rivivere tutta una zona, una storia che diventa fondamentale. Se poi a Viboldone ci uniamo altre piccole realtà che hanno sicuramente la loro storia, non so, Roccabrivio, non so quanti di voi hanno mai sentito parlare di Roccabrivio, tutta una serie di cascine come Santa Brera, Pedriano, tra l'altro dove è stata la Battaglia dei Giganti, anche qui non so quanti di voi hanno mai sentito parlare della Battaglia dei Giganti. L'anno prossimo ricorre il cinquicentenario anche di questa manifestazione, per cui sono tutti argomenti che hanno magari anche aspetti, se volete, culturali o di altra natura, ma che poi alla fine della fiera, se messi in rete, se raccordati, se visti secondo uno schema molto generale, credo che entrano molto bene in quello che è magari una questione più semplicemente tecnica se volete. Ho finito ancora 3 minuti. Cerco di fare un po' una sintesi. Come ho detto prima, secondo noi partire da quelli che sono i bisogni dei cittadini, i bisogni degli stili di vita, come si riesce a vedere il territorio, come si riesce a capire cosa i cittadini vogliono, come si muovono, quali sono le necessità del futuro, ecco, quello rientra molto bene, molto in sintonia con l'argomento e con il titolo che abbiamo dato, un PGT che guarda sicuramente al futuro, a come si migliora la vita dei cittadini, a come si magari recupera anche tutto l'aspetto economico, sociale della casa, e quindi alla fine riesce a dare anche una certa speranza. Io credo che come amministratori siamo anche chiamati per questo e a dare questo alla nostra città. Grazie.